Intercettazioni e riforme in primo piano anche nel confronto politico, mentre polemica per il rituale di Beppe Grillo che durante il suo show ha offerto grilli caramellati come ostie. Il servizio di Claudia Mazzola. Io sono Grillo. Su questa gag che fa parte dello spettacolo Grillo vs Grillo esplode l'ennesima polemica tra PD e 5 Stelle. Un grillo caramellato somministrato alla platea, a cominciare da chi ha un ruolo politico, come se fosse un'eucaristia. Da cattolico provo disgusto per l'indecorosa sceneggiata di Grillo e dei parlamentari 5 Stelle. Il commento duro del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luca Lotti. Gli fa eco il vice segretario Dem Guerini, Grillo blasfemo, chieda scusa e si vergogni. Fino al senatore Esposito che twitta, una setta pericolosa, hashtag riti sabbatici. Grillo esce via blog sulle intercettazioni, quelle di Trivellopoli pubblicatele tutte, mentre i parlamentari in una nota attaccano il governo, punta a imbavagliare le inchieste, scrivono, poi insistono sulla mozione di sfiducia presentata al Senato. Il Movimento 5 Stelle porta avanti una battaglia per il bene collettivo, per cui prossimamente verrà votata una riforma costituzionale, ma prima di questa riforma costituzionale noi chiediamo che venga appunto discussa la mozione di sfiducia al governo Renzi, perché questo governo è delegittimato. Sulla stessa linea.